Quasi all'ultimo respiro, il Colonia Paese acciuffa per i capelli una partita che sembrava già indirizzata sui binari sangrini. La testata di Chiara Stella è il sigillo finale di un match che regala emozioni e qualche parapiglia di troppo. Il Castello, come ammetterà anche Ronci alla fine, entra in campo svagato e impreciso. Tutto il contrario del Colonia, che seppur orfano di Saccia e infortunatosi nel riscaldamento, gioca attento e veloce. I primi due squilli li regalano Palantrani in elevazione e Marrone di volo, senza inquadrare il bersaglio grosso. Ma paradossalmente l'occasione più nitida per passare in vantaggio se la ritrovano sui piedi Albertazzi prima e contestabile poi in rapida sequenza, senza però riuscire da distanza ravvicinata a perforare un Recchiuti su livelli altissimi. La girata di Marrone che Della Torre vede sfilare sul fondo alla mezz'ora e il blitz di Chiara Stella in area giallorossa di fatto chiudono la prima frazione. Nella ripresa entra in campo tutto un altro Castello. Nel giro di due minuti Albertazzi è contestabile in una circostanza, Di Camillo liberato al tiro in un'altra, gettano le basi per il vantaggio, che si concretizza al minuto 60. Il neo entrato D'Amico fa tutto bene, va sul fondo e da lì offre a Fonseca un pallone da spingere solo in rete. La marcatura galvanizza gli uomini di Ronci, pericolosi tre volte poco dopo. Il destro di Albertazzi, servito da Fonseca, è troppo debole e centrale. Poi il traversone sempre di Albertazzi trova sul secondo palo il tap-in di Contestabile e la risposta fenomenale è ancora di Recchiuti, che si ripete sul sinistro potentissimo e preciso di Zanetti, che già pregustava il super gol. Mannocchi prova a suonare la carica per i suoi, ma è chiuso da Della Torre al 69esimo, quindi al 75esimo va solo vicino al palo della porta sangrina. Da qui in avanti però comincia un'altra partita. Il nervosismo ha il sopravvento e a pagare le conseguenze della mischia per un pallone non allontanato con Guidotti a terra all'80esimo sono Martino e Saccia, espulsi dalla panchina da Marinenza. Ancora cartellino rosso protagonista all'84esimo, quando il fischietto aquilano allontana Marrone forse per una parola di troppo. E così al terzo dei sei minuti di recupero ecco quello che non t'aspetti. Con la Cioppo da piazzato, svetta Chiara Stella in area, Della Torre non la tiene e il Colonia Paese in 10 riprende una partita che pareva a quel punto non avere più storia. A fine gara amaro Ronci per una vittoria buttata sul più bello, mentre il raggiante di Serafino per un punto arrivato in extremis su un campo difficile. Sono cose che nel calcio delle volte ti vanno bene e vanno male. Questa volta un po' la fortuna ci ha premiato, però devo fare i complimenti ai miei giocatori perché ci hanno creduto fino alla fine. Se non ci credi, il gol non lo fai. Riusciamo a prendere questi gol, non ce la possiamo prendere con nessuno, ce la dobbiamo prendere solo con noi stessi, perché al 48esimo e oltre non si deve più giocare. Mancano due minuti, non si deve più giocare. Noi avevamo la palla noi, siamo stati capaci a darla a loro, a fare fallo e a perderci l'uomo in area. Quindi l'abbiamo fatta veramente grossa e non ce la dobbiamo prendere solo con noi stessi e basta.